Allora, questo è il gioco delle tre opportunità. Per fare questo gioco lo spettatore può mescolare tutte le volte che vuole, così, e mi dice stop in un punto qualunque, così. Io mi giro, non guardo, la lascia in mezzo, voilà, e gli chiedo di tagliare in un punto qualunque, così. Ora, andrò a trovare la sua carta, però aspetta, il gioco delle tre opportunità, quindi ho tre opportunità prima di trovare la sua carta. Vado, potrebbe essere questa. Potrebbe essere no, questa qui o questa qui. Una di queste. Allora questa non è. Questa è la prima che abbiamo visto, non è questa. E questa qui. Secondo me una di queste tre. Sì, una di queste tre è la carta dello spettatore. Vediamo se ci ho azzeccato. Il 9 di fiori, il 9 di quadri e il 9 di cuori. Era una di queste? Ah. È la carta mancante, giusto? Il 9 di picche. Per trovare il 9 di picche, allora, dato che con le prime tre opportunità non ho avuto fortuna, vado a contare 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 3 opportunità, 9 di picche. Voilà. Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo tutorial. Allora, il tutorial di oggi è su un gioco veramente semplice che si basa su un concetto. Quindi spero lo impariate. Io come al solito non vi chiedo mai like, però per i tutorial sì, quindi lasciate subito un bel pollice in su se ne volete vedere altri. E ci mettiamo al tavolo che così impariamo questo gioco. Allora ragazzi, per fare questo gioco ci serve sapere soltanto una cosa, che è la carta chiave. Noi partiamo in questo modo, facciamo mescolare le carte allo spettatore, facciamo vedere che sono normali, che non c'è nulla di truccato, come la maggior parte degli spettatori pensa. Così, può mescolare tutte le volte che vuole, può tagliare tutte le volte che vuole. Ora, quando lui ci darà le carte, noi faremo un dribble per fargli scegliere la carta, quindi ci facciamo dire stop in un punto qualunque. Per fare il dribble, lo abbiamo già visto nei tutorial precedenti, per chi non lo sapesse fare vi lascio il link qua sopra. Quindi scorriamo le carte, lo spettatore ci dice stop in un punto qualunque. Qui facciamo il gesto di dargli la carta, noi questa carta la vedremo in un secondo momento, quindi mentre lui guarda la carta e se la ricorda, noi guardiamo la carta sotto la quale siamo capitati, in questo caso il 2 di cuori. Gli diciamo di rimettere la sua carta qui, in questo caso il 10 di quadri, e scorriamo le carte continuando il dribble. Quindi ora la carta scelta dello spettatore è esattamente sotto il 2 di cuori. Noi non sappiamo qual è la carta scelta, però sappiamo la sua posizione e sappiamo anche più o meno dove si trova. E sappiamo inoltre che la carta scelta dello spettatore è più o meno nelle prime 20 carte. A occhio e croce direi qui, visto? Sotto il 2 di cuori. Quindi possiamo fare una cosa banalissima, chiedere allo spettatore di tagliare circa metà. Lo spettatore taglia circa metà e sappiamo ora che la carta scelta dello spettatore è verso il fondo, esattamente qui. Quindi possiamo fare un miscuglio della prima metà del mazzo. Paf. Mescoliamo le carte in overhand shuffle, così. Quando vediamo che arriviamo verso il fondo del mazzo, le carte le ributtiamo sopra. Quindi vi faccio rivedere. Lo spettatore ci dice stop. Qui cerchiamo di capire quante carte sono. Io di solito mi faccio dire stop verso la ventesima, così più o meno. Mi ricordo il 5 di quadri, e la carta scelta in questo caso è l'8 di picche. Faccio il dribble sopra, e gli chiedo di tagliare in un punto qualunque, più o meno a metà. Dite più o meno la metà, così sappiamo che l'8 di picche ora è in fondo al mazzo. Facciamo un miscuglio. Overhand, così. E invece di buttare le carte sotto, le buttiamo sopra. Ora facciamo una cosa molto semplice. Diciamo che questo è il gioco delle tre opportunità e che andremo a tirare fuori tre carte che secondo noi sono la carta scelta. Apriamo le carte, vediamo la nostra carta chiave, in questo caso era il 5 di quadri, e vediamo sotto la carta chiave che carta è la carta scelta, in questo caso l'8 di picche. La maggior parte delle volte, se lo spettatore ha tagliato circa a metà, vi capiterà la carta scelta sempre nelle ultime 10-12 carte al massimo. Quindi scorriamo le carte e diciamo ora troverò la tua carta, però in questo caso l'abbiamo già vista, con la scusa di tornare indietro dicendo però avrò tre opportunità. Ora sappiamo già dove si trova la carta. Quindi mentre scorriamo le carte diciamo ora troverò la tua carta. Però, essendo una cosa molto complicata da fare, perché come hai visto tu hai mescolato, hai tagliato, hai fatto tutto, hai scelto una carta e non l'ho mai vista, l'hai rimessa in mezzo, hai ritagliato e mescolato, è impossibile per me sapere dov'è la carta scelta. Quindi mi darai tre opportunità, anche perché questo si chiama il gioco delle tre opportunità. Qua potete azzardare e dire quante opportunità mi dai. Se lo spettatore ti dice tre è perfetto, la maggior parte degli spettatori dice tre. Se lo spettatore ti dice due dice no, e questo il gioco delle tre opportunità, quindi tre opportunità, così fate anche la gag. Quindi scorriamo le carte, e dobbiamo trovare le altre tre carte dello stesso valore. La prima, in questo caso, l'otto di cuori è qui. Le tiriamo su, le mettiamo in autojog. Per mettere in autojog è semplicissimo. Sposto la carta in alto, così, e il pollice alla pinza, e torno giù. Vado in avanti, tiriamo su anche la carta scelta, contiamo 8, il suo valore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e qui ci mettiamo l'indice.
in modo tale che sbatta contro questa carta qui. L'indice esattamente dopo l'ottava carta che abbiamo contato e sbatte, ci tiene automaticamente la separazione. Quando arriviamo al terzo 8, qui, diciamo questa no e spingiamo giù la carta scelta dello spettatore. Quindi ci ritroviamo con una delle carte dello stesso valore in alto, la carta scelta abbassata, 8 carte, che è il valore della carta scelta, l'indice dietro che separa le altre carte, un'altra carta dello stesso valore alzata, ed infine diciamo, è questa, puff, e alziamo anche l'ultima carta dello stesso valore. Diciamo, secondo me potrebbe essere questa, e l'appoggio faccia in giù, oppure questa, e l'appoggio faccia in giù, oppure questa, e l'appoggio faccia in giù. E ora facciamo questa mossa qui. Secondo me è una di queste. E indichiamo le carte scelte col mazzetto che abbiamo nella mano destra, dove sappiamo che qua c'è la separazione con 8 carte. Quindi tagliamo all'indice e diciamo, secondo me è una di queste. Mentre diciamo questo, secondo me è una di queste, ruotiamo il mazzetto dove non c'è la carta scelta, verso il basso, le spingiamo in avanti e buttiamo le carte sopra, facendo finta di squadrare. Quindi ora che cosa abbiamo? Tre carte che sono dello stesso valore, 8 carte e la carta scelta dello spettatore. E praticamente il gioco è finito ancora prima che deve iniziare per lo spettatore. Quindi io ho tirato fuori tre carte che secondo me potrebbero essere la tua. Io ho tirato fuori un 8 di cuori, un 8 di fiori e un 8 di quadri. È una di queste la tua? Quindi qua già c'è una bella botta per il nostro spettatore. Ah, nessuna di queste è la tua? Che carta era la tua? L'otto di picche, dice lo spettatore. L'otto di picche. Ah, l'unica che manca. Dato che è un 8, andiamo a contare 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E in ottava posizione c'è la carta scelta. Cosa succede se lo spettatore ci dice stop subito o stop troppo tardi? Nessun problema, non succede assolutamente niente. Possiamo dire tranquillamente, ok, dimmi stop dove vuoi, stop. Qua? Ok, perfetto, guardala, ricordala. E qui invece di ricordarci il 6 di cuore diciamo, ok, dimmi stop un'altra volta. Stop. Perfetto, fatto. E ci ricordiamo l'asso di cuori e la rimettiamo qui. In questo caso il 2 di picche. Se ci dice stop troppo tardi facciamo la stessa identica cosa. Dici stop qua, perfetto. Ributtiamo sopra, dimmi stop un'altra volta, stop. E rimettiamo la carta scelta sotto la nostra carta chiave. Puff. Quindi diciamo di tagliare più o meno a metà. Puff. Quindi la carta scelta finirà sempre sotto. E qua continuiamo come abbiamo visto prima. Vado a trovare la tua carta con tre opportunità. Però aspetta. Quindi qui abbiamo visto la carta scelta che è il 7 di fiori. Potrebbe essere questa. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come in questo caso, se c'è la carta dello stesso valore all'interno delle 7 carte, come per esempio può capitare con i valori alti se lo spettatore sceglie un 10 o un re, possiamo tranquillamente dire o questa o magari questa. Non lo so. No, questa. E quindi abbiamo scambiato la donna per il 7. O questa, semplicissimo. Potrebbe essere questa, tiriamo sul 7. O magari questa. Non lo so, sono indeciso, però penso di più questa. Quindi adesso abbiamo di nuovo 7 carte. Mettiamo l'indice dietro, puff. Arriviamo al penultimo 7, o questa. No, non lo so, sono indeciso, però questa no. Abbassiamo la prima, che è la carta scelta. Potrebbe essere questa, il gioco delle tre opportunità. Qua teniamo sempre la separazione con l'indice. Quindi la tua carta potrebbe essere questa, questa o questa. Secondo me una di queste è la tua. Indichiamo col mazzetto, ruotiamo, appoggiamo sopra e squadriamo. Quindi ora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte e la carta scelta. Qua sono scelte stilistiche, potete mettere 6 carte e settima la carta scelta, a me non cambia niente. Io preferisco 7 e poi la carta scelta, sono gusti. Quindi abbiamo 7 carte e la carta scelta, il gioco è già finito. Potrebbe essere questa, questa, questa. No, è la carta mancante. Ah, però un 7, quindi basta contare 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ed è la carta scelta. Voilà. L'unica cosa che può capitare, che mi è capitata pochissime volte, è che quando diciamo metti la tua carta qui, puff, ci ricordiamo che abbiamo più o meno 20 carte, diciamo taglia più o meno la metà e lo spettatore taglia 10 carte, gli diciamo no, più o meno la metà, cerca di tagliare più o meno metà carte, puff. E automaticamente abbiamo corretto l'eventuale errore. Quindi questa era l'unica cosa che può capitare. Se avete delle domande scrivetemi nei commenti e sarò felice ovviamente di rispondervi. Allora ragazzi, spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto, che abbiate imparato una cosa nuova. Rispondo subito a quelli che mi dicono: Jack, ma perché fai tutorial, bla bla bla, tutte queste cose qui. Rispondo subitissimo con il fatto che l'ho detto più e più volte, e la gente vuole imparare magia e su YouTube ormai è già tutto svelato, quindi almeno trovano un gioco di magia e a mio giudizio insegnato bene. Come vedete sono giochi molto semplici con dei concetti veramente basilari. Come al solito io ribadisco che se volete approfondire la cultura magica e tutto il resto ci sono un casino di libri che potete trovare, per esempio anche da SoK, che ha i Card College, che ha i libri di Tamaritz, che ha il corso completo di magia, che ha un casino di libri, veramente un casino di letture interessanti per chi vuole imparare magia. Quindi questi sono semplicemente degli spunti che ho rielaborato io da solo e ve li faccio vedere a voi.
voi. E se volete approfondire appunto queste cose, ci sono un casino di libri. Come al solito, vi voglio bene e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Scenarios like this is tear jerkers for the modern MC. I eat a blue collar worker, cause this thing called rhyming no different from coal mining. We both on assignment to unearth the diamond.